Illustriamo il sottomenu di opzioni salva e ricarica configurazione, contiene una serie di opzioni che ci consentono appunto di salvare e ricaricare una configurazione di parametri della Mi App. Ecco, per esempio con salva configurazione salveremo in un certo file a nostra scelta la configurazione corrente, ecco, fra tutti quelli che esistono, oppure ne possiamo creare uno nuovo, quale andare a salvare la configurazione corrente, cosa che comunque adesso non farò. Ricarica configurazione, ricarichiamo una configurazione che abbiamo salvato in precedenza, ad esempio la volume 70, caratterizzata appunto dal fatto di impostare il volume a 70, giusto per avere visivamente evidenza del tutto. Rinomina configurazione consente di rinominare una configurazione esistente. Calendario delle configurazioni è estremamente potente, ci consente di abilitare configurazioni diverse in automatico in vari momenti della giornata. Ad esempio, questa configurazione di adesso attiva la configurazione ultima in un qualsiasi momento della giornata feriale e quest'altro attiva la configurazione volume 70 nei soli giorni del weekend, sabato e domenica. Avete una grande libertà d'azione, potete impostare orari di inizio e di fine diversi, inizio e fine, ecco. Ad esempio potreste creare una configurazione ufficio, una configurazione casa e impostare che la configurazione ufficio funzioni dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio e negli altri momenti che funzioni invece la configurazione casa. Insomma, è estremamente potente, ve lo assicuro, provate. Ecco, vi dico ancora una cosa, dove vengono salvati questi file? Qualora abbiate un Android precedente al 9, vengono salvati in una directory ben precisa, esterna all'app, quindi anche qualora la disinstalliate questi dati rimarranno e finiscono in Android con Pelix Notify 2. Infatti qui potete vedere ad esempio il file ultima e volume 70 che abbiamo visto prima. Ecco, invece purtroppo in Android successivi dal 10 in su verranno salvati in directory interne non raggiungibili e per questo ho fatto un video apposta per come eventualmente recuperare vecchi file. Ok.